Ok, siamo qui con Mr. Poppi della Capanna, un allenatore che è un po' in difficoltà, diciamo le malelingue dicono che non arriverà a mangiare il classico panettone. Lei cosa risponde? Io rispondo che mi fa anche bene non mangiare il panettone, visto che sono un po' in sovrappeso. Speriamo di mangiarlo, ma comunque se non lo dovessi mangiare ne va della mia linea, quindi ma diciamo si è data una spiegazione del perché questa capanna ancora non esprime il gioco che lei richiede? Ma una spiegazione proprio precisa no, ci sono varie cose, diciamo che sfiga, maledizione di ogni genere, diciamo che c'è stata un po' di sfortuna, un po' di disattenzione da parte nostra, quindi comunque sia è un po' un miscuglio di cose, arbitri che a volte prendono decisioni un po' no, discutibili, arbitri alla WISP non prendono mai quindi, decisioni a volte insomma, discutibili, insomma ecco c'è stato un po' di tutto e questo ha fatto sì che ci troviamo in queste condizioni, tutto è possibile insomma. Possiamo risollevare. Allora, i tifosi diciamo che vorrebbero la sua testa, ma penso che invece bisogna dargli tempo, bisogna dargli modo di lavorare bene, anche perché la squadra c'è, i giocatori ci sono e se puoi venire c'è il problema. Magari ecco, è un vento che deve cambiare. Per adesso è una burrasca, è una tempesta. Per adesso è una burrasca, ma io spero che prima o poi la burrasca si calmi. Quindi diciamo che dopo la tempesta viene la quiete, si dice così, spero che prima o poi questa quiete arrivi. Adesso ultimamente stiamo facendo delle buone prestazioni, speriamo comunque sia di poter raggiungere questa vittoria che ci manca. Certo, pesa anche una lunga lista di assenti. Questo ha fatto sì che comunque sia siamo tra cui il sottoscritto. Esatto, tra cui te e Anto, che quindi comunque sia un elemento importante per voi. È chiaro che tutto questo fa sì che un po' ci troviamo in difficoltà, ma insomma cerchiamo sempre di metterci il massimo impegno, come spero che succeda oggi. Cosa si aspetta dalla partita di questa sera? Io mi aspetto una vittoria, sinceramente. Poi vedremo, insomma, non so. Il modulo che ha scelto? 4-3, io sono diciamo un allenatore abbastanza offensivo, sì, a me piace molto. Per ora di offensivi ci sono stati solamente i commenti dei tifosi, esatto, però insomma io ho una mia idea, la porto avanti e spero prima o poi che magari il campo mi dia ragione, io non amo molto difendermi in un campo da calcio, mi piace giocarmela a viso aperto, se ho elementi bravi da mettere in campo io li metto tutti il più possibile, perché penso che un giocatore se è bravo gioca bene sia qui che alla capanna, insomma. Certo. Se uno stoppa bene la palla la stoppa qui, la stoppa alla capanna, quindi io penso che sia giusto che giochi chi in questo momento sia magari più in forma di altri. Perfetto. Adesso sto facendo un po' di turnover, abbiamo 3 partite ravvicinate, cerco di far giocare un po' tutti, anche perché questi ragazzi, sì, anche permettimi sono di dirlo, ma si stanno impegnando tutti, vengono agli allenamenti, quindi questo è, non dimentichiamocelo, è sempre comunque sia uno sport dilettantistico in cui nessuno percepisce soldi ed è giusto che chi oggi viene qui e prende magari il freddo è giusto che abbia i suoi 20 minuti a disposizione per giocare, io la vedo così insomma, non è, cercherò di fare il mio meglio. Giustissimo, benissimo, ringraziamo Mr. Poppi che grazie a voi, che sta anche fumando, ricordiamo sotto il cartello vietato fumare. Sì, dopo diciamo che non sono un attento osservatore della legge, però mi pare che qui ne è un altro che come me non è che stia molto attento al codice stradale. Giusto. Comunque va bene. giustamente e ringraziando tutti gli organi della legge italiana che fanno rispettare tra virgolette il codice stradale, non solo, vi diamo appuntamento alla partita dicendovi buon proseguimento di serata. Grazie dall'Arcimatto. Ciao a tutti. Dall'Arcimatto. A posto, splendido, sì. Sono andato via sulla scena